Benvenuti ad un nuovo episodio di Sexability by WellSpect. Oggi abbiamo come ospite Antonio, un giovane ragazzo di 37 anni del Catanese. Ciao Antonio. Ciao Nicola. Antonio ha una storia estremamente complicata e tra l'altro particolare, vorrei dire. E tanto è vero che oggi mi sento un po' come la Leusini col suo registro che racconta una storia di passione, ma anche una storia di, come dire, relazioni maledette. Allora, io praticamente ho conosciuto questa persona su Facebook, e ancora non ero sposato, ero single e tutto, e questa persona aveva un profilo di una ragazza semplice. Conoscendolo e uscendo per la seconda volta, la terza volta mi dice che era sposata. E perciò io da lì a lì ho detto: come sposata, scusa, è un profilo semplice di una ragazza, non mi posso aspettare che tu sia sposata. E da quel momento l'ho lasciata lì dove era e gli ho detto: guarda, non mi cercare più. Quindi praticamente tu, quando hai saputo che lei era impegnata, ti sei un po' fatto da parte. Certo, ho detto: no, guarda, non mi interessa. E qua il marito mi cerca e dice: tu hai avuto una storia con mia moglie? Ma guarda, ti faccio vedere i messaggi, ti faccio vedere tutto, ti faccio quindi vedere. Quindi lui è venuto a trovarti? Sì, abbiamo parlato e io ho spiegato la sua situazione. E lui ancora era una cosa che magari non... scusate. Oh, tranquillo. Era una cosa che magari non andava giù. E quindi lui non aveva superato, nonostante tu gli avessi mostrato anche i messaggi? No, niente, ti dico anche una cosa semplice: mentre io parlavo con lui, lei mi ha mandato un messaggio, mentre io parlavo con lui: guarda, mi ha scritto adesso, perciò non sono io. Niente, fatto quindi sta tu gli avevi dimostrato che era la moglie in qualche modo che ti cercava in modo assiduo. Sì, questa cosa qua. È successo poi che un benedetto giorno dopo che ci siamo confrontati, io ho detto: lasciami stare. Non quindi è quasi... anche lui era venuto a ricercarti? Non sì, so... più di una volta. È successo che praticamente mentre mi stavo ritirando da lavoro, era un benedetto agosto, e dove abitavo io era un paesino piccolino, delle stradine piccole, e questa persona di un tratto, mentre io stavo passando la strada, mi viene di fronte e mi spara. 4 colpi. Ha una vicinanza, non so, neanche un metro. E io in quel momento sono caduto a terra, perciò ho avuto solo la forza di chiamare i carabinieri per dirgli: guardi, mi ha sparato questa persona. E niente, lì poi... E da lì è cominciata un po' la tua condizione di, sì, di disabilità. Lì magari non a primo impatto, perché poi mi hanno sedato, tutto, non capivo la situazione com'era. Però poi quando tu ti risvegli ti ritrovi con cosa è successo. E poi quando viene hai realizzato dopo sì, quello che realmente era la dottoressa. No, perché io mi toccavo le gambe, ma c'è qualcosa che non va. Che cosa è successo? Perché dove sono le gambe? Cioè, non sento niente. Non le sentivi? Certo, ho detto: che cosa è successo? E da lì poi è venuta la dottoressa e mi ha detto: guarda Antonio, c'è questa situazione. E io ho detto: cosa devo fare? Dice: più terapia fai, c'è questo, in base a come ti comporti tu. Cioè, la tu terapia all'inizio l'hai presa, dici: ok, mi è successa questa cosa. Ho cercato di reagire, perché alla fine io sono una persona che cerco di reagire e affrontare i problemi meglio che si può fare, perché se, specialmente già che una persona è in sedia, poi ti ritrovi magari di che camminavi, ti ritrovi in sedia senza sentire le gambe e tutto, se uno non reagisce ti ritrovi così. Infatti. Quindi a un certo punto tu ti sei trovato, come dire, vittima di una relazione tossica, di una coppia che non ha saputo gestire il problema internamente e in qualche modo hai fatto un po' da capro espiatorio. E a quel punto poi invece è cominciata la tua vita sessuale nuova, se vuoi, no? Sì, certo, perché ho iniziato a... prima ho studiato il mio corpo, ho cercato di capire quale parti sentivano il mio corpo, che impulsi mi mandava il mio corpo, cercare di capire perché il mio corpo si sta comportando così e lo associavo. Quindi c'è stato un periodo di scoperta del nuovo Antonio, sì, no? Certo. Questa cosa è fino ad ora, perché è una cosa che
magari cambia non continuamente. Certo, no? Perché non è una cosa che tu scopri in un mese, in due mesi, tre mesi, quattro mesi. Con gli anni tu capisci anche una banale, non so, hai una ferita, già capisci ad esempio che dove c'è la ferita la gamba si muove e capisci, aspetta, è la ferita. E poi anche nell'ambito sessuale capisci che parte magari hai sensibilità, non hai sensibilità. Cerchi di studiare certo. Il corpo. E chi ti ha aiutato in questo percorso, Antonio? Allora, ti sei sentito accompagnato, allora, curato? Riguardando motorio, terapie e tutto, mi hanno aiutato i dottori, i fisioterapisti e tutto. Riguardando l'ambito sessuale, non c'è stato nessuno. È stata una cosa che poi... Ma perché tu avevi chiesto e non c'è stata una risposta? O anche tu in qualche modo ti eri imbarazzato a chiedere? Perché molto spesso parlare di tematiche sessuali... Sì, perché c'è l'imbarazzo, perché magari tu... non so, non è come una persona normale che tu vai a letto con una donna, tu ti domandi, ma posso soddisfare questo? Se vado a letto con una donna la posso soddisfare? Se io non sento posso arrivare a uno scopo? Cioè, quindi, ti fai delle domande e delle paure. Quindi il primo problema è stato che ti sei posto è stato più relativo alla performance sessuale. Sì, per capire, perché se tu vai a letto con una persona deve essere una cosa reciproca. Non certo. È un godimento solo dell'uomo e né un godimento solo della donna. Perciò deve essere una cosa reciproca. Se tu con te stesso hai paura e dici... Non so, nessuno ti spiega niente o nessuno ti viene a dire senti tu per andare con una donna essendo che sei così ti devi comportare in questo modo, tu già hai paura ad avere questo approccio con una donna, con un ragazzo e quello che sia. Quindi a un certo punto dici guarda mi sono trovato in difficoltà perché sì. Non sapevo effettivamente come dover gestire il mio corpo. Però sei stato bravo e coraggioso e hai cominciato questo viaggio alla scoperta del nuovo corpo di Antonio. Sì, certo. E cosa hai scoperto di bello? Allora, ho scoperto che c'erano delle parti... Aiutiamo anche chi si trova in una situazione... Sì, certo, come... perché... Allora, io ho avuto la fortuna poi di conoscere a mia moglie. Però lì ci arriviamo dopo. No, dico però... A un certo punto sì. Antonio però fa un percorso anche da solo. Poi sì. Alla moglie arriviamo che è stato un momento bello e importante. Il contatto con una donna poi ti porta a far capire quali parti tue del corpo nuove scopri. Quindi sei stato aiutato dalla partner in sì, questo. Sì, certo. Perfetto. Ci vuole la partner giusta e ci vuole anche tu stesso a capire, aspetta, vediamo, proviamo questa cosa, prova questo, allora, non so, esplorare il corpo. Certo, quindi a un certo punto tu con la tua partner hai avuto un dialogo molto aperto, attivo e soprattutto costruttivo certo. Nella, per quanto riguarda la tua sessualità. Certo, perché magari da parte mia poi sì c'è l'imbarazzo, no? Però poi tu ti fai un'idea e alla fine sai che sei disabile, hai quel deficit di non arrivare in certo punto, però una donna, la donna magari che tu in quel momento è con te, non può capire la situazione, dove sei, cosa fare e cosa non fare. Perciò un dialogo... Quindi lo scopri insieme. Certo, un dialogo è la cosa più importante che ci sia, perché tu riesci a capire, non so... Ti faccio un esempio stupido, dici senti baciami l'orecchio, ad esempio baciami l'orecchio, che provo, che sensazione provo. Queste cose aiutano la conversazione, ti aiuta a capire e ad avere un legame più ravvicinato, più forte. Più intimo anche, più no? Intimo, certo. E questo è molto interessante. E quindi arriva la compagna. Come la conosci? Com'è stato? E allora, l'ho conosciuta tramite amici. Okay. Ci siamo conosciuti. Poi, essendo che, sai, quando c'è quella cosa che tu la guardi e dici questa è la donna giusta. Ci siamo Colpo di fulmine? Sì. Ci siamo conosciuti. Lei... magari ha avuto l'apprezzata perché mi ha accettato con questa cosa della sedia a rotelle e oggi come oggi è una cosa perché nessuno, cioè ci sono quelli è vero che ti accettano, però oggi è raro. Perché... Quindi tu dici che la tua disabilità in qualche modo è un freno sì, ad una relazione? Sì, un po' è un freno perché oggi la mentalità è che una persona disabile non può avere la vita di una persona normale. Non può avere dei sentimenti, non può avere degli stimoli, non può avere determinate quindi cose. Quindi ti sei sentito in qualche modo isolato per la tua disabilità sì, da questo punto di vista? Certo, perché è un po' diversa la cosa, non è come una persona normale, è un po' isolato. Poi, essendo che non c'è neanche un aiuto di qualcuno,
che ti spiega come approcciare nel nuovo mondo e nella nuova vita. Abbiamo fatto Sexability apposta, certo, lo stiamo facendo apposta. Questa cosa è noi vogliamo creare proprio uno strumento per far capire che in realtà la sessualità è uguale per tutti e per fortuna che siamo in grado, come hai fatto tu, di esplorarla con la tua partner, tra l'altro, mi dici, queste scoperte che sono arrivate man mano, no? Cioè io sto scoprendo in realtà che nelle coppie dove uno dei due partner, entrambi i partner hanno una disabilità, in realtà si parla quasi di più che nelle coppie dove i partner non hanno apparenti disabilità. Sì, sì, perché poi alcune cose si prendono per scontato. In una coppia normale si prendono per scontato. Invece quando tu sei con una persona disabile, magari parli e discuti, perché prima di tutto c'è l'amore. Essendo che c'è l'amore, già tu provi quella sensazione a dire come posso soddisfare la mia donna, il mio uomo, nonostante tutto sia fidanzato, moglie, quello che sia, giusto? E tu già pensi nella tua testa, a mia moglie che piace questo, cerchiamo di esplorare questo, a mio marito che è disabile piace questo, cerchiamo di esplorare questo. Questa è la situazione che oggi alla fine la maggior parte non riescono a fare. Perché? Perché, non so, magari si vergognano. Tu dici ci si ferma un po' a livello troppo superficiale, sì, della sessualità, questo, no? Perché, te l'ho detto, c'è l'idea che una persona disabile deve avere solo un accompagnatore, deve stare a casa a guardare la TV e basta, ma non c'è l'idea che una persona disabile può avere una moglie, può avere dei figli, può avere una vita sessualmente attiva, può avere tutto, si può comportare come una persona normale, solo che invece delle gambe c'è la sedia. Anche poi per certe posizioni può venire anche comoda. Sì, sì, però il fatto è magari non è quando tu eri in una situazione diversa, giusto? Perché c'è un po' di scomodità, anche i posti, ci vuole i posti più tranquilli e diversi, però uno si adatta. Ancora riesci a fare quelle cose un po' quelle che facevi prima, no? E le posizioni sono un po' quelle. Sono un po' cambiate. Sì, le posizioni. Però quante ne hai scoperte? Tante, no? Di nuove? Sì, certo, tante posizioni nuove, tante anche. Non solo posizioni, anche posti dove tu prima non pensavi. Adesso si possono fare tranquillamente e poi con la sedia alla fine anche uno si può adattare. Tutto è esplorare. Quindi è stato un mondo nuovo che in realtà ti ha anche sorpreso, a quanto ho capito. Sì, certo, perché io sinceramente quando mi sono svegliato ho pensato e allora la mia vita è condannata solo a stare in sedia a rotelle e basta, così. Quindi all'inizio hai avuto quella sensazione un po' di una condanna che ti era arrivata, sì, sulla, certo, testa. E in questo caso per un, tra l'altro, un motivo apparentemente molto futile, e poi ti sei dovuto in qualche modo capire, insomma hai dovuto in qualche modo dire a te stesso che ora ricominciamo e va tutto un po' scoperto pian piano, e per fortuna hai incontrato tua moglie, lì che volevo arrivare io, no? Sì, certo. Quindi sta moglie arriva, ti aiuta ad esplorare la tua sessualità. Oggi come va con tua moglie e soprattutto che progetto c'è? Allora, va molto bene la cosa, perché essendo che non si prende, come ripeto, la cosa per scontato, vai sempre magari ad andare a esplorare, perché magari scopri delle parti ancora, o come dici tu, delle posizioni o delle cose diverse rispetto che tu vai sempre ad esplorare, sempre ad andare avanti. In questa tua esplorazione, che sembra che io questa puntata la chiamerei l'esplorazione, no? Che è un ruolo, come tra l'altro l'esplorazione viene in mente sì, quella rettale, però io la tua puntata la chiamerei l'esplorazione, e nel tuo esplorare la scoperta più bella, quella più piacevole, se si può dire, Allora, ti dico perché questo non è un podcast vietato ai minori, quindi no, diciamola, no, un po' edulcorata. Sì, allora, io una parte che io mai pensavo nella mia testa che sarebbe stata una parte di godimento è il collo, dietro il collo qua. Scoprendo con mia moglie per caso, questa cosa gli ho detto, guarda, ma è una parte che a me piace. Ma io nessuno... Non l'avresti mai detto. Certo, perché alla fine è vero, quando uno è normale magari tu provi tutte le posizioni possibili, ma non scopri parte del corpo che ritieni che... Però dici, dietro il collo, è scontato, nessuno mai... Cioè praticamente dici, il paradosso è che quando non avevo problemi mi concentravo solo in quell'area genitale, tutto era lì, invece ho scoperto che il collo
insomma, alla pari di un organo genitale, certo, sostanzialmente. Sì, sì, perché poi, essendo quando una persona è disabile, magari che non senti al 100% quella parte, l'organo, senti altre parti che ti aiutano poi nella complicità a arrivare allo scopo. Questo è il fatto. E quindi, questa è la cosa bella, perché dici, ma il collo, come mai il collo, questa cosa è così? Alla fine hai scoperto che il collo è un organo eccezionale. Sì, certo, sì. Cioè, da un lato è bene, dall'altro lato no, perché è come un punto tipo il tallone d'Achille, capito? Ah, quindi ora tua moglie lo sa, a un certo punto ciò che si è fatto tardi, tocchiamo il collo, no? Ma va subito sul collo, certo, una certa, certo, dice, dice, va bene così, sì, certo, è così la cosa. E dopo che era accaduto l'incidente, la prima erezione? Allora, conforto, disperazione, fa anche rima, però è quello il senso, no? Quanto l'aspettavi, quanto volevi che avvenisse, perché tu non sentivi, mi dicevi, le gambe, no? Quindi sapevi che quella parte laggiù. Io ad esempio da giù, dal metà pancia in giù, non sento. Però quindi quella cosa lì, quanto l'hai attesa che arrivasse? Quanto speravi ci fosse? L'ho attesa un bel po', cioè cercavo di quasi ottenerla per vedere se ci fosse. Certo, no? Perché io ad esempio l'unica cosa che mi diceva in ospedale, tieni, prenditi sta pillola che ti aiuta quando deve avere dei rapporti e basta. Però io pensavo, ho detto, me sono arrivato appunto tipo, con una compressa, e pensavo nella mia testa, mamma mia, come mi devo comportare, come devo fare, come... Però poi, come ti ripeto, se uno ti adatta alla situazione e cerchi di capire, quasi quasi eviti la compressa e va tutto molto meglio. Certo. La compressa no, ma i sex toys? No, neanche. La prima volta che l'ho usato e ci siamo messi a ridere, sinceramente. Racconta, invece sono curioso. Perché? Quale avete preso? Non mi ricordo, è tipo l'anello vibrante. Tipo l'anello... Sì, però l'abbiamo provato, però già si sentiva quel rumore. Già che a me mi piace tipo un po' con la tranquillità e certo, tutto, quel rumore, cioè c'è stata quella sorta di... Devi prenderne uno silenzioso. Sì, però era una cosa di ridere, perché alla fine ci siamo messi a ridere, senti, togli tutto, facciamo come abbiamo fatto. Io ho detto, abbiamo sempre andiamo fatto al naturale, evitiamo altre cose così. Perché invece io sono di coccio, no? Ti faccio fare una cosa. Dimmi. Noi abbiamo una mystery box, una scatola che non è quella dei pacchi, purtroppo non si vince niente, però... tu prenderai una roba da qua dentro, cioè ci sono diversi oggetti, ne peschi uno e vediamo che cos'è. Vediamo un secondo, se riusciamo ad aprirla, ecco qua. Bah, insomma, ti lascio, ecco qua. Allora, un sex toy. Questo qua dovrebbe essere è uno stimolatore tipo del clitoride, una cosa del genere. Ma sei preparatissimo? No, perché già la forma lo spiega. Cioè, io sono. Meno male che non ne sapevi niente. Cioè, qui tutti quanti non ne so niente. Quando ho messo. Vabbè, però in base alla forma. Ma la premessa è: ho messo i giochini nella scatola, non l'ha visti nessuno. Nessuno sapeva niente e te arrivi, no, ma sto qua funziona. Ma è usato, basta, no? Già sta tutto. No, non è usato, è nuovo, come nuovo. Come nuovo. Però hai ragione, uno stimolatore clitorideo. E in una coppia dove uno dei partner ha una disabilità, effettivamente potrebbe tornare utile. Certo, magari, non so... Anche perché questo qua è proprio di coppia, eh? Nel senso che ha sia una parte interna per la partner, una parte esterna per il questa partner. Questa parte, sì. Ecco. Sì, magari potrebbe essere utile, perché tipo anche nei preliminari, in una cosa di questa, se vuoi fare una cosa più divertente, magari dici, senti, prima, non so, si riscalda in questo modo, non so come dire. Quindi hai praticamente colto il punto, il sex toy è anche un modo per portare un momento di diversità, novità, certo, sorriso e gioco nella coppia, e nei casi di disabilità le vibrazioni possono migliorare la sensibilità. Sì, certo, perché ci sono punti magari che stimolati ti possono aiutare ad avere, non so, un'erezione diversa, questa cosa qua. Tutto è soggettiva, però dipende anche, possono aiutare, certo, è normale, tutto è provare. Certo. Provare. E tu invece, per quanto riguarda pianificazione familiare, con la moglie a che punto siete? Allora, ci siamo fermati a non avere figli, giusto? Perché già mia moglie praticamente ha due figli, essendo che già questi due bambini per me sono importanti, certo, e sono come se fossero due figli miei, però io penso, se un ragazzo trova una donna giusta, adatta,
E uno prova, spera fino al punto che deve arrivare. Anzi, diciamo io li incoraggio, certo, a fare questo. Diciamo che oggi anche le persone, cioè oggi, ma con le tecniche di fondazione assistita, la genitorialità è possibile, per fortuna, anche per le persone con disabilità. E questa cosa qui è qualcosa che è importante sottolineare, fa bene ovviamente a promuoverla, anche se il percorso effettivamente non è un percorso facile, ma non è un percorso facile per tutte le coppie in generale, perché è un percorso di procreazione medicalmente assistita, che è il termine ombrello che tiene sotto tutte quelle tecniche, in qualche modo è un percorso sempre difficile per tutti, e da un punto di vista psicologico e da un punto di vista fisico. È fantastico che tu abbia già due figli, quindi sei stato fortunato, perché in qualche modo hai vivi la tua genitorialità in questo modo, e che è assolutamente, come dire, il modo più naturale possibile per farlo. Io ovviamente ti ringrazio, perché sei stato generosissimo nella tua intervista. Ovviamente ti faccio i miei auguri con la nuova partner e alle tue esplorazioni. Grazie. E niente, invece con voi ci vediamo alla prossima.